Martedì 5 aprile 2016, ore 18:30, 19 circa, siamo allo Smart, presso lo Smart, in Piazza Crati 7. Valentina, allora, curatrice dell'evento? Curatrice della mostra insieme a Saverio, siamo Valentina Tanni e Saverio Verini. Perfetto. Parlaci un po' di questo evento. La mostra si chiama Stop and Go, l'arte delle GIF animate, ed è appunto, come dice il sottotitolo della mostra, è un progetto tutto dedicato alle GIF animate. Le GIF animate sono sostanzialmente un formato di file che viene utilizzato su internet, che però viene molto usato non soltanto dal pubblico generale, ma anche dagli artisti. Quindi quello che noi ci tenevamo a fare in questa mostra è di far vedere come questo tipo di file, che sostanzialmente è un file che gestisce una sequenza di immagini in successione, una specie di microcinema, no? Una specie di piccolo video che però non è un video. Come avviene per i cartoni animati, Come no? avviene per i cartoni animati, come avveniva anche, no, agli inizi del cinema. Infatti poi vedremo che in mostra ci sono anche delle opere che si richiamano agli inizi del cinema. Dicevo, come questo formato di file viene utilizzato anche dagli artisti, quindi anche come piattaforma creativa. Abbiamo chiamato 8 artisti, sia italiani che internazionali, come esempi, diciamo, di sperimentazione artistica con questo formato. Sì, più che altro, vabbè, noi conosciamo la tecnica del GIF che ha già diversi anni, no? Credo che è una tecnica, diciamo, grafica, che ha già più di È degli anni, 20 anni, sì, no? sì. Infatti è un formato di file caduto in disuso e poi è stato recuperato negli ultimi anni. Insomma, c'è stato un boom di questo. Esatto. Ma se vuoi dire qualcosa Ecco. sugli artisti che Sì, abbiamo ci piace scelto. molto, ecco, l'idea di aver creato, speriamo, uno spazio che possa essere vissuto in maniera proprio esperienziale, altrimenti non avrebbe avuto senso fare una mostra di GIF che si sarebbero potute fruire anche attraverso computer o dispositivi che usiamo come tablet e cellulari, smartphone. Quindi ecco, una mostra che è fatta di formati diversi, ci sono videoproiezioni, ci sono tablet, monitor, ci sono addirittura anche delle GIF analogiche che abbiamo voluto inserire in mostra proprio per insomma, testimoniare quelli che erano gli esordi, no, di questo E quindi linguaggio, in qualche modo, poi diciamo, il esatto. miglioramento tecnologico, no? Sì, anche se vogliamo una sorta, diciamo, di progresso, se vogliamo, comunque di avanzamento, ecco, in questo senso. E quindi ecco, ci piace pensare che questa mostra possa essere vibrante, una mostra dinamica, movimentata per l'appunto, come movimentate e in movimento sono le immagini che appunto, gli artisti hanno presentato. Bene. Fino a quando rimarrete aperti? La mostra rimane aperta fino al 22 luglio, quindi c'è un bel po' di tempo per venire a vederla. Piazza Piazza Crati, Crati a Roma, Smart Polo per l'Arte, Polo per fino al l'Arte, 22 luglio. la zona è quella di Via Tagliamento, Nomentana, Nomentana, Parco Nemorenze. Sì. Parco Nemorenze. Grazie. Grazie In bocca a voi. al lupo.